tutti amanti del cinema e dei bei film, vero? Pensate che uno dei più grandi registi della filmografia italiana vi vuole dare il buongiorno oggi. Tra l'altro è bolognese e non poco. Tra l'altro ama Bologna e un bel po'. Pupi Avati, il cui vero nome è Giuseppe, nasce a Bologna il 3 novembre del 1938. Ha sua prima passione la musica jazz. Suona difatti il clarinetto nella Dr. Dixie Jazz Band dal 1959 al 1962. Decide di abbandonare il gruppo quando entra a farvi parte un altro bolognese doc, Lucio Dalla. Il motivo della separazione non è l'incompatibilità di carattere tra i due, quanto piuttosto una sana competizione artistica. Come dichiarerà lo stesso Pupi, la bravura di Lucio Dalla gli ha fatto comprendere la differenza tra passione e talento, inducendolo a cercare la propria strada che sarebbe diventata quella cinematografica. La carriera di Pupi Avati è costellata di film di successo come Regalo di Natale nell'86, che avrà anche un proseguito con La Rivincita di Natale 2004 e Storie di Ragazzi e Ragazze 89. Vincitore nuovamente di due Nastri d'Argento per la miglior regia e la miglior sceneggiatura. Riceve il Nastro d'Argento per la regia anche per Festival 1996. La sua ultima fatica cinematografica è il film Il cuore grande delle ragazze 2011, film autobiografico con Cesare Cremonini, presentato al Festival del Cinema di Roma. Siamo orgogliosi allora che una persona così rappresenti la nostra città? Direi che la risposta è ovvia. Complimenti Pupi, altri di questi 1000 film.